grazie della domanda. La domanda affronta un tema nodale, quello del rapporto fra centro e periferia, ma anche quello dell'uso degli strumenti di d'accordo fra centro e periferia e l'uso di questi strumenti che oggi sono le linee guida. Io credo che l'attività che ANCI fa, come molti altri enti settoriali, sia importantissima perché riesce a specificare per la realtà territoriale o merceologica o settoriale specifica, riesce a specificare ciò che viene detto dall'ANAC con le proprie linee guida a livello nazionale. ANAC adotta linee guida per singoli problemi, per singole materie, non potendo diversificare fra comuni piccoli e comuni grandi, cercando di diversificare, ma non sempre riuscendoci. Viceversa, un'associazione come ANCI può entrare più nel dettaglio ed essere di supporto, come è stato detto stamattina da altri relatori, accompagnare un processo virtuoso di contrasto alla corruzione sul piano della prevenzione del rischio.